Comiasso Luisenna, Comiasso e la Claudia abbiamo iniziato questa attività 12 anni fa. L'azienda agricola si chiama La Capra Canta perché ovviamente abbiamo poi fatto un allevamento di capre. Inizialmente l'azienda aveva solo le mucche, venivano allevati vitelli fino ai 5-6 mesi e poi venduti ad altri allevamenti. Nel 2008, dopo che mi sono laureata, abbiamo scelto io e mia sorella di partire con questa nuova attività, che all'inizio avevamo una ventina di capre, quindi siamo partiti da zero e pian piano abbiamo aumentato. Poi nel 2010-2011 abbiamo fatto la stalla nuova, anche grazie ai PSR, ai finanziamenti del PSR di quegli anni lì. In azienda abbiamo anche l'allevamento di bovini, piemontesi anche questi, col metodo convenzionale, anche se mangiano l'erba dei nostri prati che sono coltivati col metodo bio, anche il fieno che facciamo dai prati sia nostri di proprietà che in affitto è tutto fatto col metodo biologico, però non si può certificare. Mentre l'allevamento di capre è nato come bio, quindi anche la struttura, la stalla è proprio stata progettata con le varie dimensioni idonee per avere un allevamento bio. Adesso in stalla ci sono circa un'ottantina di capre in produzione. Come produzione giornaliera siamo intorno ai 200 litri. Una parte va ancora ad alimentare i capretti che teniamo come rimonta interna, perché si dà il latte almeno per 3 mesi ancora dalla nascita, e quindi il resto si utilizza per fare la trasformazione. In azienda siamo io e mia sorella, da un annetto abbiamo invece fatto la società, quindi siamo io e lei principalmente. Tutti questi prodotti vengono venduti già tramite dei mercati che facevamo noi. Facciamo il mercato a Torino ogni venerdì pomeriggio, è un mercatino bio, quindi siamo pochi banchi ma tutti biologici, e lì siamo il venerdì dalle 14 alle 19, dove ci sono i giardini La Marmora. E poi facciamo le varie domeniche sempre a Torino con l'associazione di Campagna Amica della Col Diretti, e facciamo le diverse piazze, ogni domenica siamo su piazze diverse. E poi abbiamo il mercatino qua a Bibbiana lunedì mattina, che i produttori locali vengono lì a vendere, e abbiamo da quest'anno anche aperto un punto vendita a Torino con altre due aziende. Abbiamo fatto una cooperativa e abbiamo questo punto vendita che diciamo abbiamo aperto da ottobre, quindi da poco. Si chiama Cascine del Gusto, anche la cooperativa si chiama Cascine del Gusto, e siamo in via Borgone 12A, rimane zona Corso Francia, quella zona lì. Abbiamo sperimentato, non subito, diciamo dopo 5-6 anni che eravamo in attività, abbiamo provato a mettere la lavanda dentro alcuni formaggi, e abbiamo fatto questa ciambella, e rimane molto morbida anche perché, avendo due croste, riesce a mantenersi più morbida anche all'interno. E questa è con la lavanda, ed è una particolarità che abbiamo studiato noi in azienda. Questo è anche questa, la piramide che si fa, che lo facciamo sia bianca che con le spezie, il peperoncino, il timo. E noi abbiamo iniziato studiando su dei libri in francese, non c'erano neanche corsi organizzati, ok, siamo partiti con dei libri, cioè studiare sui libri e imparare da lì. E allora abbiamo assolto un po' la metodologia francese, che hanno tutte queste varie tipologie. Una delle classiche è proprio la piramide, che è una pasta rimpastata, quindi viene poi fatta stagionare in queste forme piramidali, e ovviamente non viene capovolta come tutte le altre, perché non si può capovolgere, ma lo stagiona nella sua, diciamo, in quella posizione lì, così com'è. Queste sono le chiamiamo gocce di capra, sono fatte con lo spalmabile, che è un formaggio fresco che vendiamo sia sciolto in vaschetta oppure sotto forma di questi piccoli bignè, dove mettiamo delle spezie, oppure vengono anche venduti spesso bianchi e la gente ci mette anche sopra il miele, il marmellato o a piacere quello che vuole. Di fresco, oltre a questo, facciamo anche le ricotte sia di capra che di pecora, e anche dei tomini freschi tipo il primo sale. Mentre come stemmi stagionati abbiamo il bianchino,
il capelino che c'è sia nella versione bianca che è speziato, la robiola, che questi come stagionatura, diciamo l'ideale è una 10-15 giorni la vendita, sarebbe l'ideale venderlo e consumarlo in quei giorni lì. E questo invece si chiama caprolin, appunto, ed è la forma piramidale che si diceva prima, ed è c'è la versione bianca con il timo o col peperoncino. Sempre di capra facciamo la toma, che sono queste qua, che sono delle cagliate presamiche lavorate a temperature non altissime per mantenere tutti gli odori e i sapori del latte appena munto, e l'altra toma è quella lì alla lavanda, e sono tutti a latte crudo questi, mentre queste sono i formaggi di pecora che facciamo con il latte che acquistiamo da un piccolo produttore, e c'è la toma e il pecorino stagionato almeno 3 mesi. I nostri animali vengono allevati con metodo biologico, quindi vengono fatte pascolare il più possibile, a parte quando appunto nevica o piove che non vogliono star fuori, il resto del tempo lo passano fuori. Oltre appunto all'erba fresca che si mangiano e al fieno che si trovano poi la sera nelle mangiatoie, che è sempre bio, mangiano anche, gli viene data una parte di integrazione di mangime biologico, anche questo. Sicuramente un'alimentazione e un allevamento di questo tipo come il nostro non si ha il massimo di resa di produzione degli animali, ma sicuramente si ha un latte più ricco, anche di pascolando già solo fuori sarà ricco di omega 3, cosa che tanti latte di chi non pascola fuori non lo è, e quindi anche come valore aggiunto è sicuramente maggiore, ha una produzione minore ma con un prodotto migliore alla fine. Se avete voglia di passare una domenica o un qualsiasi giorno della settimana, tanto noi siamo più o meno sempre aperti, a venire a vedere i nostri allevamenti, i nostri animali come sono tenuti e la nostra produzione, per trovare un prodotto tipico nostro della nostra terra. Fatte artigianalmente, quindi senza l'utilizzo di conservanti o additivi strani.